Passiamo alla domanda più fatta, più importante, più dubbiosa per voi, cioè come guadagno? Mi trovo in Sri Lanka e oggi parliamo di nomadi digitali e fiscalità e partita IVA. Mi chiamo Francesca, lavoro online da ben 8 anni e una delle domande che mi fate più spesso è: come guadagni? Quanto guadagni? E come ti occupi della tua fiscalità? Quindi oggi parleremo delle mie entrate e delle mie uscite e di come mi occupo appunto della partita IVA. Questo video è in collaborazione con FiscoZen, che è un servizio che ti aiuta ad aprire gratuitamente e a gestire la partita IVA. E proprio perché siete interessati a queste cose, vi offre una consulenza gratuita, senza impegno, e 50 euro di sconto se volete far gestire la partita IVA direttamente da loro o semplicemente aprirla. Ma ne parliamo più in là. Iniziamo da chi sono e che cosa faccio. Magari molti di voi mi conosceranno, ma molti di voi no. Io mi chiamo Francesca, sono una nomade digitale da 8 anni, il che vuol dire che io sono in viaggio da 8 anni e mi sono creata il mio lavoro sulla mia più grande passione, cioè il viaggio. Il tutto è iniziato 8 anni fa, quando ho fatto un viaggio in Messico, avevo appena finito l'università. Mi sono innamorata, diciamo, del viaggio come proprio stile di vita. Ho incontrato i miei primi nomadi digitali che all'epoca in Italia non si conoscevano e ho iniziato a viaggiare non stop. Da lì, dopo 2 anni che lavoravo per gli altri, facevo la freelancer, ho iniziato a lavorare per me stessa, cioè ho iniziato a creare quello che vedete ora, cioè il mio canale YouTube e il mio canale Instagram. Lì ho iniziato a creare contenuti di viaggio, aiutando le persone a capire come viaggiare come me, e diciamo che negli anni la community è abbastanza cresciuta e quindi oramai posso dire che da 4 anni lavoro interamente con il mio profilo Wallflower Mode. Quindi i primi 4 anni io ero, i primi 2 facevo la freelancer, quindi lavoravo per gli altri. Gli altri 2, diciamo, ho iniziato a fare metà metà perché ho iniziato ad aprire il mio canale YouTube e poi ho iniziato a lavorare completamente grazie ai contenuti che creo. Quindi passiamo alla domanda più fatta, più importante, più dubbiosa per voi, cioè come guadagno? C'è un video, sono tanti video in verità dove lo spiego, però ovviamente mi rendo conto che molte persone mi conoscono ora, non hanno visto i video vecchi e quindi lo rispieghiamo. Allora, io sono una content creator, quindi io creo contenuti. Il lavoro di content creator è difficile da capire proprio perché all'inizio, soprattutto quando io non avevo questo seguito che ho ora, creavo contenuti senza guadagnare niente. Cioè, io i primi 2 anni di Wallflower Mood ho continuato a viaggiare perché facevo altri lavoretti e ho creato contenuti a gratis per YouTube, quindi facevo video per Instagram, le storie, insomma, passavo tante ore a lavorare gratis. Perché lo facevo? Perché sapevo che quello che raccontavo poteva interessare alle persone. Cioè, io parlavo di digitale, parlavo di viaggi e parlavo di viaggiare da soli. Erano argomenti che in Italia non si sentivano tantissimo, ma io ero sicura che prima o poi le persone sarebbero avvicinate a questi temi. E quindi io ho continuato per 2 anni, nonostante non guadagnassi, a creare questo tipo di contenuti. Negli anni ho avvicinato sempre più persone, quindi la mia community è cresciuta e sono iniziate ad arrivare le prime collaborazioni. Quindi questo per farvi capire che all'inizio tutti i soldi che guadagnavo perché io facevo la freelancer. Avevo dei siti online che usavo, Fiverr, ora non so se si usa neanche più, dove io potevo propormi come lavoretto, non so, facevo le grafiche per YouTube, facevo le traduzioni italiano, spagnolo, inglese, italiano, facevo un po' di tutto, guadagnavo pochi soldi, viaggiavo grazie al volontariato e quindi non spendevo quasi niente e continuavo appunto a creare contenuti per la mia community che stava piano piano crescendo. Quando quella community è diventata abbastanza grande, diciamo che ha attirato l'attenzione di brand e di servizi che volevano arrivare davanti agli occhi di queste persone. Funziona così: tu praticamente scegli una nicchia, scegli un argomento, nel mio caso era il nomadismo digitale, il viaggiare per lunghi periodi di tempo e il viaggiare da soli. E quindi brand che hanno prodotti o servizi che si legano, diciamo, a questo tipo di contenuti o a questo tipo di argomenti mi hanno iniziato a contattare per chiedermi di mettere il loro prodotto e il loro servizio davanti agli occhi della mia community.
Quindi come funziona? Se è un prodotto, solitamente parlo del prodotto, o se è un servizio parlo del servizio, e il brand mi paga ovviamente per la pubblicità che gli sto facendo. Quindi la content creator così all'inizio non guadagni niente, ma devi credere un po' nel tuo progetto, inizi a creare tanti contenuti. Quando la community cresce intorno al tuo progetto puoi iniziare a guadagnare grazie alle collaborazioni. Io ho due tipi di collaborazioni principali, ora in verità sto spendendo anche a social come TikTok e Pinterest, ma principalmente io guadagno grazie alle collaborazioni con YouTube e Instagram. Questo video qui è proprio un esempio, infatti questo video, come vi ho detto all'inizio, è in collaborazione con FiscoZen. Questo contenuto però c'entra con le persone che mi seguono, perché è un servizio che veramente può aiutare le persone, e quindi è tutto in linea e vinciamo tutti, cioè vince il brand perché riesce a farsi conoscere, io vinco perché riesco a guadagnare facendo quello che amo, e vince anche la persona che guarda questo video perché ottiene un'informazione che può esserle utile, o può ottenere uno sconto, può ottenere una promozione, quindi in questo modo vinciamo tutti. Questo è il tipo di collaborazione che faccio su YouTube, ma faccio anche collaborazioni su Instagram, e ovviamente funziona più o meno allo stesso modo, solo che sono due tipi di contenuti diversi. Ovviamente il video YouTube è un video che durerà più nel tempo, è su un motore di ricerca, quindi verrà trovato anche, non so, per esempio tra 2 anni, 3 anni, questo tipo di contenuto, quindi hanno un prezzo più elevato, oltre al fatto che il lavoro che ci viene fatto dietro è molto più elevato. E su Instagram insomma guadagno in verità di meno, nel senso la mia fee è più bassa, però faccio più collaborazioni, che lì, essendo video più veloci da creare, li creo più velocemente, e quindi ho la capacità di fare più collaborazioni. Quindi principali modi in cui guadagno grazie alla mia vita da content creator sono appunto le collaborazioni con YouTube e con Instagram. Poi su YouTube, ma presto spero anche su Instagram, c'è proprio il social che ti paga, nel senso su YouTube c'è una cosa chiamata AdSense, dove le persone guardando il tuo video all'inizio o alla fine o in mezzo al video guardano delle pubblicità che scegliamo noi, cioè noi scegliamo quando metterle, però poi la vera pubblicità non la scegliamo noi, quella in base al tuo target. Ogni volta che una persona appunto guarda quella pubblicità perché stava andando a guardare il mio video, quella pubblicità mi viene riconosciuta a me, cioè io vengo pagata perché ho messo davanti al mio video quella pubblicità, e quindi questo è un altro modo di guadagnare. Quindi AdSense, avendo tanti video su YouTube che continuano a essere visti perché sono appunto su un motore di ricerca, mi permettono mensilmente di guadagnare non un fisso, perché cambia in verità tutti i mesi a seconda delle visualizzazioni, però un tot di soldi che mi arriva ogni mese. Quindi questo è il secondo modo che ho per guadagnare. Terzo modo che ho per guadagnare sono le affiliazioni. Le affiliazioni funzionano che, come content creator di cui le persone della mia nicchia si fidano, io promuovo dei prodotti o dei servizi e guadagno se questi prodotti o servizi vengono acquistati. Quindi ad esempio io, che sono una viaggiatrice, ho un'assicurazione medica quando viaggio e promuovo questa assicurazione medica perché io la uso, penso veramente che sia buona, e quindi posso parlarne bene alle persone che mi seguono. Offrendo questa assicurazione ai miei follower, a volte loro ricevono uno sconto, a volte no, dipende, però se loro acquistano quell'assicurazione con il mio link o il mio codice, a me viene riconosciuta una percentuale che solitamente va dal 5, 10, 15%, quindi quello è un tipo di guadagno, diciamo, che può avvenire anche passivamente, ad esempio se uno ha dei video YouTube dove tu parli di un certo link di affiliazione, oppure sul tuo blog dove le persone vanno, trovano un articolo e trovano l'affiliazione. Quindi diciamo ho questi link di affiliazione di varie cose diverse, che possono essere appunto il mio zaino da viaggio, la mia assicurazione e la mia attrezzatura, sparsi un po' tra il mio blog, perché ho anche un blog dove do consigli di viaggio, YouTube, Instagram, eccetera, e ogni volta che le persone acquistano grazie a quel link e grazie al mio codice sconto, io ricevo l'affiliazione. Quindi questi sono i tre principali modi attraverso il quale io, come content creator, guadagno. Quindi collaborazioni con i brand sia su YouTube che su Instagram, affiliazioni
e AdSense adesso YouTube, ma presto dovrebbe arrivare anche su Instagram qualcosa di simile, cioè che verrai pagato per visualizzazioni sui tuoi reel, o addirittura dovrebbe arrivare un metodo di abbonamento anche su Instagram, dove tu puoi offrire dei contenuti in più con una piccola cifra per l'abbonamento. E questa, diciamo, è la mia categoria content creator. Oltre a questo, io ho una scuola online, la World Creator Academy, dove ci sono corsi che aiutano le persone a crescere online. Quindi praticamente nasce perché le persone mi hanno sempre chiesto: come hai fatto tu a crescere online, come fai a fare video, come fai a fare foto, come hai fatto a creare il tuo sito, tante cose. E io ho creato questa scuola online per aiutare queste persone. Quindi la cosa principale è sempre cercare di trovare qualcosa che aiuti le persone, e ci sono tanti corsi miei, ma anche di tante altre donne, che ho deciso di avere una linea tutta al femminile perché mi sembrava che ci fosse un po' di dislivello online tra insegnanti uomini e insegnanti donne. Quindi ho scelto tutte insegnanti donne, ma ovviamente sono corsi per tutti, dove insegniamo alle persone a crescere online o a guadagnare online, o semplicemente, se hanno un progetto, un'idea di business, a capire come promuoverla al pubblico e quindi come farsi conoscere, e quindi come vivere di quel proprio prodotto o servizio che vogliono offrire. Questa, la World Creator Academy, è appunto parallela al mio lavoro da content creator, perché non lo faccio come content creator, ma è una cosa a sé. Quindi questo è un'altra grande parte dei miei guadagni, quindi offrire corsi online per aiutare le persone a crescere. Spero più o meno di avervi aiutato a capire come guadagno, però questo è come guadagno io personalmente, Francesca. Tanti altri content creator guadagnano in maniera diversa, ad esempio molti content creator non hanno YouTube, quindi magari hanno solo Instagram, però magari hanno un blog che va molto meglio del mio, quindi guadagnano tanto, non so, con le affiliazioni sul blog. Altre persone magari sono content creator e vendono i propri video, le proprie foto ad esempio agli hotel, e quindi guadagnano così. Ci sono tanti diversi tipi di content creator, e per questo penso che c'è sempre tanto mistero, perché ognuno è diverso, cioè non è un lavoro prefissato con un guadagno fisso eccetera, ma cambia sempre per tutto, per tutti, proprio perché lo puoi creare su di te, sulle tue abilità, su ciò che ti piace e sul valore che tu puoi offrire. Quindi questo è il tipo di creazione di contenuti che faccio io, il tipo di guadagno che faccio io, ma appunto una persona, una mia amica che fa la stessa cosa, può avere un business completamente diverso. Il nomadismo digitale di cui vi parlavo non vuol dire anche essere content creator, ma semplicemente vuol dire riuscire a lavorare online. Quindi i nomadi digitali, ad esempio, anche loro non sono tutti content creator, anzi una minima parte sono content creator. Tante altre persone lavorano online grazie ad altre cose, ad esempio fanno siti web, ad esempio fanno traduzioni, ad esempio scrivono articoli per altre persone, ad esempio fanno le project manager, fanno le virtual assistant. Ci sono tantissimi lavori che si possono fare online. Vi lascio qui sotto un articolo del mio blog dove vi parlo anche di questo, quindi se siete interessati anche a queste cose qui, fatemelo sapere nei commenti, però comunque in descrizione vi metto anche il link dove magari potete capire un po' di più su come si lavora da nomadi digitali e quali sono i possibili lavori da fare. Nel mio blog, appunto, se andate, c'è tutta una sezione nomadi digitali e vi spiego tutte queste cose qui. E voi mi direte: tutto bellissimo, ma come paghi le tasse? Come viene inquadrato il tuo lavoro, visto che è un lavoro così nuovo? E questa è una delle cose, dei problemi, diciamo, principali per le persone, o comunque uno degli ostacoli principali, è l'avere paura di iniziare a lavorare così da freelancer, da nomade digitale e con queste nuove, diciamo, con questi nuovi lavori, perché hanno paura poi della fiscalità. Come ci si occupa della fiscalità? Io quando ho iniziato, non so se l'avete capito, sono una persona abbastanza creativa, quindi a me mi piacciono colori, forme, video, cose, però mi inizi a parlare di numeri, fiscalità, percentuali, tasse, codice Ateco, mi viene il mal di testa, e mi è venuto soprattutto il mal di testa quando ho iniziato. Mi ricordo che sono andata da un commercialista, che era un commercialista tradizionale, e che quando ho iniziato a parlare del mio
mio lavoro si è messo le mani nei capelli, cioè nel senso diceva io non so come inquadrarti in verità, perché fai un lavoro talmente particolare che non so come fare. Al che poi da quel momento io mi sono trasferita, ora sono residente alle Canarie, però mi sarebbe piaciuto avere all'epoca quando ho iniziato qualcuno che mi aiutasse a capire tutte queste cose qui, perché ovviamente ognuno facendo cose diverse magari ha un codice ateco diverso, può essere inquadrato in maniera diversa, ovviamente ti fa venire il mal di testa e un commercialista diciamo normale avrà anche difficoltà, poverino, cioè non è colpa sua, a cercare di capire come inquadrarti. Se avessi conosciuto Fisco Zen prima non avrei avuto tutti questi mal di testa. Questo perché Fisco Zen è proprio specializzato in queste nuove attività e nei nomadi digitali e soprattutto a lavorare online e da remoto. Quindi avendo lavorato con già tantissime persone che fanno questo lavoro, inquadrarvi non sarà sicuramente un problema. Proprio per questo sono super felice di collaborare in questo video con Fisco Zen, perché veramente penso che possa essere la soluzione soprattutto al superare questo grande ostacolo. Molte persone hanno paura di iniziare e Fisco Zen ti offrirà una consulenza gratuita senza impegno per cercare di capire proprio come inquadrarti. Quindi io, per non saper leggere né scrivere, se state iniziando ora, una consulenza la farei. Oltre a questo, loro, se avete già aperto la partita IVA, perché loro vi possono aiutare ad aprirla gratuitamente, vi gestiscono online tutto quello che riguarda la partita IVA ad un prezzo secondo me ottimo. Cose che mi piacciono di più infatti sono quelle di avere un consulente dedicato e specializzato su questi temi che ti possa aiutare in qualsiasi momento. Tu quando hai un problema puoi entrare su Fisco Zen e scrivere in chat il tuo problema, che sembrano sempre dei problemi enormi, e loro te lo riescono a risolvere via chat, via mail o via telefono. L'applicazione è facilissima da utilizzare. Ecco le cose che mi piacciono di più: la fatturazione elettronica, cioè ogni volta che devi mettere fattura puoi fare direttamente da Fisco Zen. Ti viene segnato appunto l'importo e poi ti viene detto quanto devi mettere da parte, viene aggiornato il calcolatore diciamo simultaneamente e ti dice quanto devi mettere da parte perché dovrai pagarlo in tasse. Questo, già solo questo, ne vale la pena, perché ogni volta il problema principale è fare tutto il calcolo di quanto poi bisognerà andare a pagare in tasse. Invece loro, dandoti la possibilità di emettere fattura elettronica direttamente dalla loro app, calcolano già quanto dovrai pagare. Inoltre ti aiutano a ricordarti le date e quando fare gli F24, ma soprattutto la dichiarazione dei redditi e l'apertura della partita IVA sono incluse e gratuite. E ciliegina sulla torta, che tu debba aprire la partita IVA, che è gratuita, o semplicemente gestirla, con il mio link potrete avere la consulenza gratuita e 50 euro di sconto nell'annuale che dovrete pagare per la gestione a Fisco Zen. Non posso consigliarveli più di così. Vi lascio maggiori informazioni qui in descrizione. Finirei questo video con quali sono le mie spese, perché sembra che tutti questi guadagni poi non abbiano spese. Invece, avendo una vita come la faccio io, le spese ci sono e sono anche abbastanza, tra cui principalmente la spesa dei viaggi. Io non ho un affitto da pagare fisso, ma ogni volta appunto spostandomi devo pagare le abitazioni, devo pagare l'affitto per esempio della macchina, di un motorino, pagare gli autobus, i taxi che mi portino in giro, pagare gli aerei quando viaggio, perché ovviamente creando contenuti di viaggio, se non viaggio poi non posso lavorare, quindi ovviamente il mio lavoro è viaggiare, quindi creare questi contenuti di viaggio, quindi ci sono tutti gli aerei, i visti, la mia attrezzatura, tutto ciò con cui filmo, monto, registro, ovviamente deve essere aggiornato. Poi ci sono le spese ad esempio per il sito, le spese che sono magari annuali o mensili, spese fisse per i miei funnel e per tutte le cose diciamo automatizzate. E infine ci sono le spese del mio team, perché da quest'anno ho anche un team che mi aiuta, perché io mi voglio concentrare solamente sulla parte creativa e ho delle persone che lavorano per me per fare la parte appunto più matematica o più diciamo per me più difficile da fare, o che magari mi toglie tanto tempo e dove non sono la versione migliore di me stessa, come ad esempio appunto fare i conti. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e spero di avervi dato tante informazioni utili per voi. Io sono qui in Sri Lanka, quindi presto vedrete un video di viaggio su questo meraviglioso paese. Vi ricordo il link qui sotto di Fisco Zen e ci vediamo alla prossima. Thank you.